Bentornati. Oggi vedremo di concludere il discorso su Cartesio. Ovviamente lo faremo sempre alla nostra maniera, ovvero in maniera semplice, diretta, nonché breve. E allora oggi parleremo di Cartesio, dell'ipotesi radicale del genio maligno, della sua soluzione, delle dimostrazioni dell'esistenza di Dio ed infine, per concludere in bellezza, del dualismo cartesiano. Quindi rimanete collegati e ci vediamo dopo la sigla. Allora, come dicevamo, o come abbiamo detto anche in un precedente video, Cartesio parte dall'applicazione della facoltà del dubbio ad ogni conoscenza umana al fine di sgombrare il campo da qualsiasi possibile oscurità, dalla mancanza di evidenza e di chiarezza. Progressivamente questo dubbio però viene esteso ad ogni realtà, sino a tramutarsi in un dubbio iperbolico, ovvero a considerare l'ipotesi radicale dell'esistenza di un genio maligno, il quale genio maligno ha come unica finalità quella di aver creato tutto come noi lo conosciamo, tutta la realtà come noi la esperiamo, a solo fine di ingannarci. E dunque, se esiste questa ipotesi, se questa ipotesi è valida, se questa ipotesi resta in vigore, allora noi non possiamo essere certi di nulla. Anche se da questa dimensione radicale, da questo abisso radicale, poi Cartesio trova una prima certezza, che è la certezza del cogito, ovvero dell'impossibilità di dubitare del fatto che noi stiamo dubitando. Allora, siccome Cartesio ha trovato questo cogito e siccome ha potuto trovare questa prima certezza, l'ipotesi del genio maligno tuttavia rimane ancora in vigore e allora si pone il problema per il nostro filosofo di superare questa ipotesi del genio maligno e di pervenire ad una garanzia di certezza, ad una garanzia circa la regola dell'evidenza. Allora, la soluzione che Cartesio trova, consiste nel dimostrare l'esistenza di Dio. Perché se Dio esiste, non esiste, non c'è il genio maligno. E quindi cade la possibilità stessa dell'inganno o dell'errore in cui gli uomini potrebbero cadere. La soluzione sperata dunque da Cartesio è quella di dimostrare l'esistenza di Dio e quindi indirettamente di dimostrare la non esistenza di questo genio maligno, il cui unico scopo è quello di ingannarci. Una volta che l'ipotesi del genio maligno viene meno, Dio viene dimostrato nella sua esistenza e allora Dio diventa la garanzia più forte, più certa, più evidente della regola dell'evidenza. Dio, in altri termini, è garante della validità del metodo che Cartesio ha individuato, ovvero di quel metodo sul quale ricostruire per intero l'edificio della conoscenza umana utilizzando le quattro regole che Cartesio aveva desunto dalla matematica, ovvero la regola dell'evidenza, dell'analisi, della sintesi e dell'enumerazione e revisione. Ma se Dio è garanzia dell'evidenza e della corretta applicazione del metodo, come mai gli uomini incorrono nell'errore? Secondo Cartesio, la natura, la radice, la causa, la sorgente dell'errore nell'essere umano dipende dalla cooperazione dell'intelletto e della volontà. Però, mentre l'intelletto ha una estensione limitata e quindi incontra dei limiti oltre i quali non può andare, anche perché applica correttamente le quattro regole del metodo, la volontà possiede una maggiore estensione rispetto all'intelletto, non ha limiti e allora la causa dell'errore va ricercata nella volontà umana, ovvero nel libero arbitrio che un Dio buono ha voluto concedere agli esseri umani. Quindi l'errore in qualche modo è connaturato alla natura vulnerabile, alla natura finita dell'essere umano. A questo punto, siccome Dio è garanzia dell'applicazione corretta delle regole del metodo, delle quattro regole, per Cartesio esistono due distinte realtà, una cosa pensante, o res cogitans, e una cosa estesa, o res estensa. Si tratta di due sostanze distinte e separate. Ma siccome sono due sostanze, si pone il problema delle relazioni tra le due sostanze, cioè come fanno le due cose, le due res, a entrare in contatto con loro?
Questo è il cosiddetto dualismo cartesiano, ovvero la missione dell'esistenza di due sostanze diverse e quindi l'introduzione della problematica, della questione, della criticità dei rapporti tra queste due sostanze. La soluzione di Cartesio è tanto semplice quanto pseudofilosofica, ovvero la missione di una ghiandola pineale, questa è la soluzione al dualismo cartesiano, una ghiandola pineale che abbia una natura doppia, che sia cioè per metà tutta spirituale e per metà tutta materiale. E quindi partecipando questa ghiandola pineale delle due sostanze, consentirebbe le relazioni e i contatti tra l'una e l'altra, aggirando quindi e superando dunque il dualismo tra le due sostanze. Sperando di aver fatto cosa della dita e invitandovi come sempre ad iscrivervi al mio canale, restate connessi perché seguiranno delle novità. Alla prossima!